vivere come Elvis e fare come lui, tanto rock and roll e poi non pensare più. Oggi ho l'onore, l'onore di avere a fianco a me una persona importante, laureata, direi un dottore. Sì, diciamo che sono anche specializzato oltre a essere laureato. Immagino. Ecco, oggi sei qui in veste di dottore o cantautore o quant'altro? Ma sono in veste tutti e due, perché sono stato coinvolto da Rai 2, con la quale faccio spesso con la Rai l'opinionista, ormai da un paio d'anni, sia in talk show televisivi, lavori in corso, e sia con Radio 2. L'anno scorso con Fabio Canino abbiamo pensato di analizzare le canzoni del festival. Tra l'altro riuscimmo a predire che avrebbe vinto Mahmood, e nessuno ci credeva, e ci abbiamo azzeccato. E quindi quest'anno sono con Filippo Solibello, Marco Ardemagni di Radio 2, perché Fabio non c'è a Bruxelles, che lo saluto, è lì a presentare un suo ultimo libro. E siamo in piazza qui davanti l'Ariston, facciamo Caterpillar in diretta. Senti, ma a questo box, punto, tu sai che la curiosità è donna, no? Visto che l'avete già l'anno scorso, avete fatto questa qua, dire già qualcosa, chi vince questa sera? Ma no. Quest'anno non ci ho proprio pensato. Io dovrei sicuramente spezzare una lancia a favore di Levante, di Elodie, che sono secondo me i brani che a livello anche di recettività neuropsicofonica arrivano meglio alle persone. Quindi avevo individuato questi due brani qua. Devo dire che anche Pelù ha delle armonie e delle tonalità che vanno dal mi, frequenze sui 360 Hz circa, che sono frequenze che comunque vengono accettate molto volentieri nel corpo. Quindi quando le persone scelgono una canzone non è poi così casuale, proprio io mi occupo di studiare che cosa accade nel cervello, sì. E di conseguenza anch'io scrivo delle canzoni che possano avere un significato. Sono venuto qui sia per fare l'opinionista con Rai 2, ma anche per promuovere il mio nuovo singolo. Ci citeresti una canzone, una delle tue canzoni che ha un grosso significato, giusto da capire di cosa stiamo parlando? Sì, ma quest'autunno è uscita la Zanzarina, FTS, che agiva sul cortisolo, l'ormone dello stress, ed è una canzone che è stata sperimentata con i bambini diagnosticati come DSA, disturbo specifico dell'apprendimento. Su questi bambini siamo riusciti a vedere un miglioramento dell'attenzione, della concentrazione, una diminuzione della distrazione durante i compiti, quindi si dice la tenuta sul compito proprio del bambino. L'attenzione. E quindi sui disturbi dell'attenzione ha dato molti risultati. Tra l'altro una canzoncina carina, la Zanzarina, la trovate su YouTube, sempre di Adriano Formoso, me medesimo. E poi sei settimane fa circa, un paio di mesi fa, è uscito Non ho mai capito. Non ho mai capito ha delle frequenze invece che agiscono sempre su una fascia dai 300 ai 400 Hz, e sono delle frequenze con dei toni binaurali che vanno a promuovere le onde delta del cervello, agendo anche sul benessere cardiaco. E quindi molte persone che soffrono di ansia per motivi psicologici, quindi tachicardia, agitazione. Io penso che c'è una percentuale molto alta, e di lì non mi tolgo da questa percentuale, quindi penso che le persone siano interessate. È un argomento che tutti i giorni, cosa soffri? Ansia. Sì, poi ansia da stress, ansia per motivi di salute, per motivi di vita, eccetera. Penso che sia un argomento... Sì, molte persone vivono in questo stato d'allarme, questa sensazione di minaccia, che è un po' un richiamo ai primi traumi che subiamo da quando veniamo al mondo. Insieme a una collega ritmologa che si occupa proprio, una cardiologa che si occupa di ritmie cardiache, abbiamo fatto un trial randomizzato, cioè uno studio in cui abbiamo visto in un tot di persone esaminate come l'ascolto di questa canzone diminuiva l'essudazione, la sudorazione delle mani, la pressione del sangue, e diminuiva anche lo stato di tensione. E quindi io ho deciso poi di pubblicarla, di metterla a disposizione. Mi farebbe tanto piacere che le persone l'ascoltassero, è gratis su YouTube, e se vi è piaciuta e se vi siete rilassati mettete anche il vostro like. Sì, si chiama Non ho mai capito. Dottor Formosa, dica. Io
ti terrei, posso dare del tuo, è vero, in questi certo. casi, ti terrei qui giorni, giorni e giorni. Grazie. Però tu sai che noi abbiamo tempi ristretti, certo. Anche se gli argomenti sono veramente molto interessati. Ti cerchiamo sui social e sarai tu a dire su dove cercarti. Sì, sì, potete scrivermi a info@adrianoformoso.com oppure cercarmi su Facebook o su Instagram, Adriano Formoso Official, perfetto. Che è questo il nome per entrambi i social. Poi c'è un sito www.adrianoformoso.com dove trovate indicazioni anche per il mio Formoso Therapy Show, che è uno spettacolo che partirà dal Teatro Zelig di Milano con la direzione artistica appunto di Giancarlo Bozzo, direttore del mitico Zelig, dove si farà terapia e si farà musica. Insomma, insieme. Abbiamo tutto. Senti, noi salutiamo te. Grazie. E tu di contro saluti Radio Intermedia, Spazio Musica, nonché The Bloggers. Radio Intermedia, Spazio Musica e The Blogs. Un caro saluto da Adriano Formoso e grazie per avermi ospitato. Grazie, grazie. Sembra non riesca a contenerlo. Vado sorseggiando questa linfa, assaporando il tempo che non ho mai. Non ho mai capito, non ho mai creduto, non ho mai sentito. Quel senso che ho cercato per le cose sconosciute che non ho mai. Non ho mai capito, non ho mai creduto, non ho mai sentito. La noia della vita.
e con onore vi ospitiamo qua su Spazio Musica, nonché The Blogs e Radio Intermedia. E senti, la mia collega ha già chiesto tutto, quindi essere ripetitivi anche no. Io ti chiedo solamente, è vero che tu ti fermerai un giorno qui al mare, ma la prossima tappa lavorativa dove sarà? Beh, prossima tappa lavorativa, noi adesso siamo in promozione, ovviamente avendo un solo singolo fuori è ancora un po' presto per suonare, quindi dobbiamo aspettare e adesso lavorare, come si dice, dietro la camera per mettere in piedi fondamentalmente il live e le prossime uscite che sono quelle del disco. Sì, poi diciamo che in fase di promozione gli impegni possono arrivare anche a sorpresa da un momento all'altro. Ad esempio la settimana scorsa eravamo a Roma dove abbiamo partecipato a Radio 2 Social Club, dove abbiamo anche suonato dal vivo. E come tutte queste occasioni lo sai, viene a sapere un paio di giorni prima. Diciamo che noi siamo in piena promozione e quindi speriamo di far arrivare la nostra musica a più persone possibile. Senti, ancora una domanda e poi giuro che vi lascio andare, perché sicuramente tante interviste e tante situazioni. Un pensiero su Sanremo, questo festival di Sanremo. Da che punto di vista? Quello delle canzoni o del... Guarda. Entrambi. Fai quello che vuoi. Ti lascio libero. Sono pericoloso, mi sembra troppa libertà. Dopo non andiamo più via, attenzione. Immagino, ma io vi tengo qua volentieri. No, ci sono alcune canzoni che mi hanno colpito, che mi piacciono, posso dire Bugo e Morgan. La canzone mi è rimasta. La canzone o quello che è successo ieri sera? No, quello, quello è l'aspetto che non vorrei commentare e non lo commenterò di nessuno perché... Non mi interessa, mi interessano le canzoni. Certo. Bugo e Morgan secondo me hanno un bel pezzo, poi che si siano presi a schiaffi chi se ne frega. Io lo ascolto, registrato, non è che mi vedo tutte le volte loro che si prendono la morsi. Cioè, giusto. E tanto dal vivo non li avrò mai sentiti, secondo me, in quella situazione lì un po' strana. Anche se dalle situazioni strane delle volte nascono le cose più interessanti. Assolutamente. Poi a me mi sono piaciuti molti Eugenio in Via della Gioia, li ho trovati molto interessanti, mi dispiace che li abbiano fulminati subito, però probabilmente si rifaranno, perché sono un pezzo che funzionerà molto in radio. Si rifaranno in radio, sì, anche secondo me. Un pezzo interessante, con l'elettronica giusta, una melodia interessante. E queste sono le considerazioni musicali, vuoi aggiungere qualcosa? Ma Anastasio, che è anche il pezzo preferito dei miei figli, quindi ascolto sempre il loro parere, bello, perché al solito ci beccano veramente alla grande. Sei anche papà, sì. Questa è una cosa fantastica. Di 11 e di 8 anni, e quindi loro assolutamente il loro preferito, e in effetti è anche quello un pezzo che potrà andare bene in radio. Bene, allora senti, facciamo i saluti a tuoi figli, facciamo i saluti a Spazio Musica, The Blogs, nonché Radio Intermedia. Grazie ancora ragazzi. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Sentivo da bambina piedi nudi sopra l'erba, faccio tardi per la cena, se non mi estinguo prima di sera. E dico, era proprio necessario raccontare quella storia fino all'ultima parola al tuo vecchio ieri sera, che mi guarda storta ancora e pensa che siamo cellule impazzite, confermato ed evidente, mille atomi che sbagliano le orbite da sempre. Siamo macchine da presa che si perdono la scena, lo spettacolo, il teatro che la vita ci combina. È caldo come un pomeriggio afoso, sale la temperatura delle mie barre d'uranio, sono un uomo temerario.
scontentare una persona per accontentarne un'altra. È un sistema che ho scoperto, che si chiama cambiamento. Ciao amici di Spazio Musica, sono qui con la fresca vincitrice della quarta serata di Locanda d'Autore, la Rett. Salve, buonasera a tutti. Ciao Valentina, Valentina Rettaroli, in arte la Rett. Salutiamo la maestra Adriana. Ciao maestra Adriana. Ok. Causa del nome la Rett. Allora, Valentina, la Rett ha sfornato già 3 singoli, giusto? Sì. Per Romolo Dischi, quali sono i singoli? Dicevi subito. Quello che volevo non sei te. Così non fughiamo dubbi, non facciamo dubbi. Dinosauro Chic e Bombe a Mano, l'ultimo. Benissimo, Bombe a Mano è uscito a dicembre e fra pochi istanti ve lo potrete godere. Ma raccontaci come nascono le tue canzoni e soprattutto qual è l'obiettivo del tuo progetto. Le mie canzoni nascono da eventi biografici che cerco di raccontare, di rielaborare. Delle volte nascono tendenzialmente sempre prima dalle parole, prima scrivo e poi a un certo punto cerco di mettere un vestito musicale alle parole che scrivo. Il mio obiettivo è vivere di musica, voglio cantare, fosse per me canterei sempre, in continuazione. E noi farebbe molto piacere. Stasera hai fatto Dinosauro Chic e Bombe a Mano, raccontaceli un attimino questi pezzi. Dinosauro Chic è un pezzo a cui sono molto 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 legata perché cerco di parlare in questo brano di un tema che per me è molto importante, che è la spiritualità, la reincarnazione. Lo faccio attraverso una favola, quindi cerco di essere un po' ironica e parlo di questi due dinosauri che si incontrano in una prima vita nel Giurassico e poi continuano a incontrarsi in ogni vita fino al Medioevo e fino ai giorni nostri, e si incontrano e si mordono, si fanno un po' male, però di fondo si vogliono bene e si lasciano sempre delle lezioni. E Bombe a Mano parla di mio padre. Non ho molto altro da dire, parla di un rapporto sospeso, parla di un rapporto in bilico e di tutti quei rapporti che in realtà ti fa più male tenerli stretti che non lasciarli andare. Sono delle bombe a mano. E dopo le bombe a mano un po' di pace arriverà?
con un disco magari? Me lo auguro, sicuramente un EP, questo sì, stiamo lavorando ad un EP che dovrebbe uscire in primavera. Però ovviamente questi tempi sono sempre un po' così dilatati, sospesi. Incerti. Sì, però con Romolo Dischi appunto stiamo lavorando ad un EP. E, il prossimo pezzo che uscirà probabilmente sarà un po' più strong, un po' meno ballata, un po' più aggressivo. Dove possiamo seguirti? Su Spotify, su YouTube, su Instagram la.ret, su Facebook. E dovunque volete. Vi lasciamo al videoclip di Laret, Bombe a mano, e un salutone agli amici di Spazio Musica. Ciao, ciao, ciao. Fermo il tempo, mi fermo pure io. Davanti ad uno specchio non ti riconosco più. Faccio le smorfie fino a domani e conto in lei le vene delle mani. L'essere umano è fatto solo di DNA. Ci credo poco, so che conta pure l'anima. Mi piovi dentro, ma non ti sento. Sono sincera tutto il tempo oppure mento. E no, no. Sei una pistola caricata a progetti di un bagaglio di muri. Li ho costruiti tutto intorno come se avessi ancora speranza di che non ci troveremo mai mai più. Immagini che durano poco, niente di speciale, c'è solo un'ombra, luce che fende l'aria. Non ci troveremo ma tu, immagino ti importa ben poco. Non sono speciale se resto in ombra, sento che manca l'aria. Chiudo la porta a chiave, resto chiusa qui per ore. In questa stanza in equilibrio, 2 metri per 3. Sola da tutto quanto, sola da tutto il resto. Sola da tutto il mondo, sola da me. Fa strano dirti che non sento neanche più il dolore. Sono incapace di provare il minimo rancore. Piove sul prato, le bombe a mano che fanno male come quando ci abbracciamo. E no, non chiederò mai come stai. Tanto so chi sei. Sei una pistola caricata a progetti. Dietro come se avessi ancora speranza di che non ci troveremo mai mai più. Immagini che durano poco, niente di speciale, c'è solo un'ombra, luce che fende l'aria. Non ci troveremo ma tu, immagino ti importa ben poco. Non sono speciale se resto in ombra, sento che manca l'aria. Non mi sento in questo posto, non mi sento neanche altrove. Non mi sento mai sicuro, già mi sembra di cadere. Non mi sento le parole, non mi sento più il mio nome. Non mi sento mai capace, non mi sento molto bene. Non mi sento in questo posto, non mi sento neanche altrove. Non mi sento più sicuro, già mi sembra di cadere. Non mi sento le parole, non mi sento più il mio nome. Non mi sento Valentina, non mi sento di cadere. Immagini che durano poco e non mi sento di cadere. C'è solo un'ombra, luce che fende l'aria. E cerco di spiegarmi ma tu, immagino ti importa ben poco. Non sono speciale se resto in ombra, sento che manca l'aria. Le bombe a mano che fanno male solo quando ci abbracciamo.
Ciao amici di Spazio Musica, sono Nick Simon, un cantante degli anni 80. Mi trovo in studio perché sto preparando il mio nuovo singolo e in attesa potete guardare uno dei miei ultimi successi, Tu sei dentro di me, una canzone pop molto orecchiabile che dedico a tutti gli amici di Spazio Musica e ai miei fan. Buona visione e seguitemi sui social per rimanere sempre aggiornati. Iscrivetevi al mio canale YouTube. Ciao! Tu che vuoi imitare gli altri? Che pensi come gli altri? Tu che vuoi vestir così, ma non ti accorgi di essere tu col mondo fra le mani, che non pensi mai domani. Rimani come sei, irresistibile. Sei una donna, sei il mio perché, sei il mio angelo, sei dentro di me. Rimani te stessa, non cambiare mai, semplicemente sei. Ascolti sempre gli altri, tu, ribelle come sei, tu, che vuoi vestir così, ma non ti accorgi di essere tu, con i blue jeans strappati. Coi capelli arruffati, tu rimani come sei, irresistibile. Sei una donna, sei il mio perché, sei il mio angelo, sei dentro di me. Rock and roll e poi non pensare più.